Il tutorial numero 5 ha come obiettivo farvi vedere come si configurano le librerie in Orcad PCB Editor e come si crea un package. Dentro Orcad PCB Editor selezioniamo il menu Setup, quindi User Preferences, e nella finestra che si apre andiamo a selezionare la categoria Path, quindi la sottocategoria Library. E infine andiamo a selezionare la variabile PSM path per configurare il percorso della libreria dei package. E tramite il pulsantino di New Insert possiamo aggiungere il percorso della nostra libreria. Una volta aggiunto, tramite le freccette possiamo posizionarlo in testa all'elenco, in modo tale che sia prioritario rispetto agli altri. Premiamo il pulsante Apply per applicare le modifiche e quindi OK. Possiamo ora vedere come creare il nostro primo package. Il metodo più rapido per creare un nuovo package è usare il package Wizard. Dal menu File selezioniamo New, quindi Package Symbol Wizard. Verifichiamo che il percorso in cui verrà salvato è quello della libreria configurata precedentemente e quindi editiamo il nome. Pulsante OK. Nella finestra che compare selezioniamo il tipo di package. Carichiamo per comodità il template di default. Quindi andiamo a selezionare l'unità di misura con cui vogliamo lavorare e la precisione. Selezionando pulsante Next, non faremo altro che seguire il wizard introducendo i dati che ci verranno richiesti. Il numero dei pin, il passo tra i pin, il passo tra le due fila di pin, la larghezza del componente. E la lunghezza del componente. Quindi pulsante Next. Andiamo a selezionare la pad stack che vogliamo utilizzare per questo componente. E indichiamo se vogliamo l'origine del simbolo al centro all sul pin 1. Ecco in pochi istanti il nostro package creato automaticamente. Nel tutorial numero 6 andremo invece a vedere come creare un componente manualmente.